Sì, a giustificare e soprattutto a presentare un investimento importante della società sul settore giovanile, sui giovani, dove abbiamo aumentato di 4 categorie che fino all'anno passato non c'erano. Non soltanto riguardo il numero dei ragazzi, ma anche il numero dei tecnici e degli addetti ai lavori, quindi 2 tecnici ogni categoria, un preparatore atletico coordinativo e preparatori di portieri sono numeri importanti che giustificano la qualità e gli intenti della società. Al di là della cifra in più o in meno, un investimento importante sulle persone, persone di alta qualità che conoscono personalmente, che la società ha apprezzato e ha conosciuto nel frattempo, dove darà un valore chiaramente aggiunto a un settore giovanile di livello. Non smetterò mai di dirlo, Giovanni Onigotti ha iniziato oltre un anno fa un percorso fondamentale per quello che è oggi il calcio Lecco e per quello che lo sarà domani. Lo abbiamo ringraziato e non smetterò mai di dire che grazie a lui è stata avviata una macchina importante. I costi, il costruire giocatori propri è fondamentale, è la base per la crescita che poi è quella della prima squadra, quindi la Calcio Lecco quest'anno aumenterà sicuramente di molto gli investimenti nel settore giovanile, ma non solo perché ci sono più squadre, ma anche perché ci sono tecnici molto qualificati, quindi la qualità è sicuramente aumentata, la necessità da parte della società di sviluppare un lavoro che poi vada, come detto prima, ad aumentare le potenzialità della prima squadra è proprio diretta in questa situazione, quindi la Calcio Lecco quest'anno spenderà circa 100.000 euro in più per il settore giovanile, ma non è fondamentalmente quello l'obiettivo, è uno degli obiettivi, ma soprattutto è quello di promuovere lo sport, cioè di fare crescere i ragazzi in un ambiente sano. Questo è l'aspetto sociale del calcio anche a livello professionale come lo facciamo noi. E voglio anche così sottolineare il fatto che la Calcio Lecco non chiede un contributo fisso annuo per l'iscrizione, quindi la partecipazione, il materiale, i campi, tutti i costi che comunque noi dobbiamo sostenere vengono proposti in modo gratuito. Giusto, questo è molto importante, molto importante. Anche il trasporto. Che, come avevamo detto, non sono 2 tronconi fissi, ma sono 2 tronconi collaborativi, perché il numero delle squadre rispetto all'anno scorso è decisamente aumentato e quindi c'era l'esigenza di suddividere le aree per obiettivi, per capacità dei ragazzi e per aspettative. Ci sarà una prima fascia che è quella didattica di base, che arriverà fino ai giovanissimi 98 e che avrà come obiettivo principale, come vi dirà poi più tardi Angelo, la formazione dei ragazzi, lo sgrezzamento delle capacità iniziali di base, l'allenamento sulle capacità coordinative, i primi rudimenti sui più piccolini e l'introduzione all'attività agonistica per quello che poi gli aspetterà nel futuro. C'è una seconda fase che sarà da me coordinata, che è l'area agonistica, che sarà composta dalle 2 squadre nazionali, allievi giovanissimi, e dalla squadra allievi regionali, che è la classe 96, che questa avrà il compito di ereditare i giocatori dall'area di base, metterli nelle condizioni di fare delle prestazioni di tipo agonistico, quindi guardando anche al risultato di campo e non solo al risultato numerico, e prepararsi per quello che poi li aspetterà, si spera dopo poco, che sarà la partecipazione a Campionato Berretti e speriamo tutti anche alla prima squadra.